puntata di oggi torniamo a parlare dei lavoratori domestici e in particolare parliamo delle ferie che gli spettano. In base al contratto collettivo nazionale di lavoro, le ferie vanno stabilite in comune accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore domestico. Il periodo di riposo del lavoratore domestico deve essere continuativo e frazionato in non più di due periodi, salvo diverso accordo tra le parti. I lavoratori con cittadinanza non italiana, sempre in accordo con il datore di lavoro, possono accumulare le ferie per un massimo di 2 anni. Le ferie non possono essere godute durante periodi di malattia, infortunio, preavviso e maternità e nel caso in cui si verificasse una di queste situazioni, le ferie vengono sospese e sarà poi possibile riprenderle. I giorni di ferie che spettano al lavoratore in un anno sono 26, indipendentemente dal fatto che il lavoro svolto sia di poche ore settimanali o a tempo pieno. Restano esclusi dai giorni di ferie le domeniche e i festivi. Il compenso di un giorno di ferie cambia in base al tipo di contratto. Se il rapporto di lavoro è in regime di convivenza, il datore di lavoro per ogni giorno di ferie dovrà corrispondere al lavoratore un 26esimo del compenso mensile pattuito, comprensivo dell'importo sostitutivo convenzionale del vitto e alloggio. Se invece si tratta di un contratto ad ore, l'importo equivale a un sesto del compenso settimanale. Quando il rapporto di lavoro finisce, che sia per dimissioni o per licenziamento, al lavoratore andrà comunque corrisposta un'indennità sostitutiva delle ferie maturate ma non godute. I giorni da retribuire saranno pari a tanti 12esimi del periodo di ferie al quale ha diritto, per quanti sono i mesi lavorati nell'anno.